Consigliera Sardone, ieri un grande successo in Consiglio Comunale con l'avvio della sperimentazione del taser, forse si poteva ottenere qualcosa di più, non lo so, chiedo a lei, comunque un gran passo avanti. Abbiamo ottenuto esattamente quello che volevamo, che voleva la Lega e che voleva Matteo Salvini con appunto il suo decreto, il decreto Salvini. Si avvierà una sperimentazione, l'assessorato deciderà ovviamente le modalità dopo una formazione degli agenti esattamente come previsto dal decreto Salvini e finalmente la Polizia Locale di Milano potrà utilizzare questo importante strumento che è il taser, che insomma speriamo contribuisca a migliorare la sicurezza della città. La città di Milano, che non solo secondo la Lega ma secondo la classifica del Sole 24 Ore, ogni anno è sempre in vetta all'insicurezza come città tra le più insicure d'Italia. La maggioranza si è anche un po' spaccata sul tema del taser, un commento su questo? La maggioranza si è proprio spaccata a metà, la metà della maggioranza per l'appunto ha votato contro questo provvedimento, del resto ricordiamoci che nel maggio 2019 venne approvata in Consiglio Comunale una mozione nella quale si diceva no all'utilizzo del taser da parte della Polizia Locale. Oggi c'è stato un giusto ravvedimento da parte della maggioranza. Una certa sinistra ovviamente continua a non volere questo importante strumento, ma grazie ai voti dell'opposizione, del centrodestra e ovviamente della Lega, questo strumento finalmente verrà utilizzato anche a Milano.